Ragazze, allora, è venerdì sera, sono le 22:17, infatti è per questo che insomma non vedete una gran luce, forse non vedrete un granché, ma ho cercato di ricreare più luce possibile. Stasera mi è venuta l'idea di fare un video un po' diverso dal solito. Infatti una delle mie più grandi passioni sono le tisane. Io la sera infatti non vado a dormire se prima non mi sono bevuta una bella tazzona di tisana. E quindi, dato che ci sono diverse tisane che mi piacciono, e so che parlando anche con varie mie amiche, varie ragazze della mia età, so che a tante ragazze piacciono le tisane, ho deciso di farvi un video sulle mie tisane preferite. Quando esco con le mie amiche, il venerdì o il sabato sera, molto spesso invece di andare a ubriacarci in giro, a fare festini, così ci ritroviamo in una tisaneria di Torino che si trova in Corso Moncalieri, che io adoro perché è una tisaneria torteria e secondo me fare due chiacchiere, forse anche più di due, con le proprie amiche davanti a una tazza di tisana calda, soprattutto in inverno quando fa freddo, e una bella fettona di torta, cioè, cioè stare con le proprie amiche davanti alla torta, alla tisana, non ci può essere di meglio. Allora, la tisana in assoluto che preferisco è questa qua, ed è una tisana che si chiama Tisana Relax ed è della Twinings of London, ed è questa qua. Questa tra tutte le tisane che ho provato è senza dubbio la mia preferita. Proprio mi piace tantissimo ed è a base di tiglio, camomilla e fiori d'arancio. Questa è veramente veramente buona, sono bustine così ed è in assoluto la mia preferita. Oltretutto, io avendo la gastrite, una volta, allora, diciamo che una volta io bevevo tantissimo tè, cioè bevo tè al mattino, a colazione, a metà pomeriggio, la sera prima di andare a dormire. E poi appunto quando ho scoperto di avere la gastrite, la mia dottoressa, la prima cosa che mi ha tolto è stato tè e caffè, ma io caffè non ne ho mai bevuto. Tè invece le ho detto che ero proprio una drogata di tè e quindi me l'ha subito tolto perché il tè è una delle prime cause della gastrite o dell'acidità di stomaco. Quindi avendo tolto il tè mi sono rimaste solo le tisane, quindi io diciamo che vado avanti tutto il giorno bevendo tisane, la bevo al mattino appena sveglia. E credetemi, non è che mi addormento, anche se già di prima mattina bevo la camomilla. Certe volte, appunto, in inverno magari la bevo anche a metà pomeriggio e la bevo la sera, anche perché hanno un grande effetto diuretico e quindi fanno bene comunque per l'organismo. Un altro infuso che mi piace tantissimo, ed è infatti un infuso, una tisana, che bevo anche quando vado in un'altra tisaneria che c'è qua a Torino, che si chiama La Fa Caffè, che è nella zona Quadrilatero Romano. Il mio fidanzato, lui è patito del tè alla menta, mentre io generalmente prendo sempre questa tisana, questo infuso, io non lo so pronunciare, si chiama rooibos, roboche, non riesco a pronunciarlo, è scritto rooibos, però non lo so pronunciare così. E in particolare appunto questo l'ho comprato al mercato, all'altro mercato, che praticamente è un mercato equo solidale. E anche questa non contiene caffeina ed è di agricoltura biologica del Sudafrica. E anche questo l'ho pagato sui 2 euro. Diventa rossa, ma diventa un rosso tipo tè, quando magari lasciate la bustina di tè in infusione per un po' più di tempo. E devo dire che anche questo mi piace tantissimo. Questo come gusto assomiglia un po' al tè, però appunto non avendo caffeina non fa male. È molto buono, mi è venuto in questo sacchettino e qua sono proprio dei filtrini fatti così. E anche questa mi piace molto, infatti devo dire che lo alterno all'altra, alla Relax. Una tisana che non può mancare, perché insomma penso sia una tisana che piace a tutti, è la camomilla. Allora, la camomilla io generalmente prendo questa qua, Sogni d'Oro, perché non, io odio la camomilla solubile, cioè quella che proprio c'è il cucchiaino e si scioglie. Non mi piace, l'ho bevuta una sera e vi giuro, mi è rimasta sullo stomaco, proprio mi ha nauseato. La camomilla, vabbè, sono comunque tutte rilassanti, ma in particolare la camomilla me ne bevo a litri la sera prima di qualche esame, di qualche cosa importante. Tendo magari anche a mettere due filtri nello stesso pentolino, proprio perché se magari ho bisogno di essere un attimino più rilassata, anche se poi durante la notte quando bevo la tisana mi alzo tipo 20 volte per fare la pipì, però noto proprio che mi rilasso. Ci sono comunque altre marche che fanno la camomilla, io generalmente prendo sempre questa. Una che ho trovato adesso perché ne erano rimaste due bustine,
che ho provato è questa qui della Pompadour. Questa qui è digestiva. Questa devo dire che non mi aveva fatto proprio impazzire perché appunto aveva la menta e aveva anche la liquirizia dentro. Infatti generalmente le tisane digestive tendono ad avere menta e liquirizia proprio perché hanno più un effetto digestivo che rilassante. Questa infatti aveva arrobosce, anice, finocchio, camomilla, menta piperita, foglie di mora e liquirizia. Comunque anche questa non era male. Fine, c'è questa qui di questa marca, Flora. Questa è una tisana che mi è stata inviata da questa azienda insieme ad altri prodotti da testare, di cui ve ne parlerò sicuramente. Devo dire che l'ho provata un paio di sere e mi è piaciuta molto. È una tisana digestiva a base di coriandolo, camomilla, menta piperita e finocchio, provenienti da agricoltura biodinamica controllata. Devo dire che appunto, essendo digestiva, appunto, generalmente la menta e il finocchio tendono a metterle più in tisane digestive e io preferisco comunque quelle rilassanti, però non disdegno anche questo, insomma, anche per cambiare un po', non bere sempre le solite tisane. E quindi questa è un'altra tisana che appunto sto provando e mi è piaciuta molto. Devo dire che spesso però vado proprio in erboristeria a crearmi le mie tisane, in modo appunto da che siano proprio delle tisane naturali e con le erbe che più mi piacciono. Quindi generalmente mi faccio fare degli infusi a base di camomilla, magari malva, melissa, tiglio. Appunto, se andate comunque nell'erboristeria hanno proprio i barattoloni con le varie erbe e vi creano insomma le loro miscele. Infatti un po' di tempo fa, non avendo la camomilla, ero andata proprio in erboristeria a prendere la vera e propria camomilla. Ups. Che appunto è questa qua. Ovviamente rimane molto più naturale perché comunque non c'è nulla, cioè sono proprio solo i veri e propri fiori, quindi l'aroma si sente molto di più. E in questo caso, ovviamente essendo in polvere, comunque dovendola mettere col cucchiaino, bisogna usare o dei filtri tipo questo, quindi si mette la camomilla qua dentro, si chiude e poi si mette in infusione nella tazza. Adesso questo qua è un po' scassato, nella tazza, o se no io, ovviamente sono partita di tisana, ho una vera e propria tisaniera, che è questa qui, che praticamente ha il coperchio in modo da preservare l'aroma e il calore della tisana, ha il filtrino dove appunto si possono mettere appunto in questo caso la camomilla o altro, e la tazza. Infatti questa è la tazza principale dove io bevo le mie tisane la sera. Nulla, allora era un video appunto un po' diverso dal solito, spero che insomma l'amante delle tisane come me sia interessato, sia piaciuto. Adesso vado a farmi una tisana perché a questo punto mi è venuta assolutamente voglia di tisana. E un bacione, buona serata a tutte, ciao!